Inaugurato a Santa Clara dei Goti, la nuova area verde di Reullo, uno spazio di 1500 metri quadrati lungo il corso del fiume Esclero, recuperato dopo l'abbattimento dell'ex mattatoio comunale. Oggi questo spazio di 1500 metri quadrati sta a significare innanzitutto una volontà specifica di eliminare un volume, un manufatto, l'ex mattatoio comunale, definito detrattore ambientale, per lo stesso, nello stesso spazio, nello stesso sito, restituire alla comunità un'area, uno spazio fruibile come area di svago, come area così di aggregazione, un punto dove potersi incontrare e un punto dove poter ricordare, ammirando ed apprezzando sempre di più l'inestimabile paesaggio che in questo luogo è custodito. Riscoprire una parte della nostra città, un'azione che ormai negli anni si è più volte individuata in vari punti strategici del nostro territorio comunale. In questa parte abbiamo voluto negli anni progettare, programmare ed investire le risorse, tutti i fondi, ripeto, comunitari. Hanno dato una risposta significativa e ritengo, in una fase storica complessa qual è quella che stiamo attraversando, i risultati che abbiamo conseguito sono veramente straordinari. Questo intervento è costato meno di 100.000 euro, un intervento che ha previsto innanzitutto una forte azione nella riqualificazione, perché eliminare un detrattore ambientale vuol dire anche effettuare procedure legate allo smaltimento di tutto il materiale che qui era accumulato, e allo stesso tempo un'azione di riqualificazione, di valorizzazione di un'area che va ad inserirsi in aree in contesto come la chiesa rupestre di Santa Lucia, così come il Mulino Falco, così come il ponte sul fiume Sclero di Santa Lucia stesso, che diventa oggi altro punto importante col percorso che sale via Riello, con la fontana Riello, col suo paesaggio e contesto architettonico di pregevolissima fattura, ma nello stesso tempo, ecco, risale col costone lato Riello fino sotto alla Finestra Catalana il caratteristico nostro centro storico. È un modo per accedervi allo stesso, per valorizzare iniziative anche di natura, diciamo così, di attrattività turistica notevole, come è stata nell'ultima settimana del patrimonio europeo l'iniziativa di Tufacea, prima ancora con Art Night, ma con Tufacea la sperimentazione di una messa a sistema di luoghi, di paesaggi che vengono riscoperti e che vengono innanzitutto conosciuti dai nostri concittadini, giovani e meno giovani, molto spesso, ecco, poco apprezzati e conosciuti dagli stessi santagatesi. È un riscoprirsi, un riscoprire la città, un riscoprire le nostre origini e farlo diventare anche questo un momento di crescita di una comunità. Farlo diventare poi sempre di più anche questo un altro elemento di attrattore per i nostri turisti, per i tanti visitatori che arrivano alla nostra città. Sempre nel settore che riguarda l'ambiente, abbiamo voluto quindi valorizzare, oltre a risanare e consolidare il costone Tufacea, l'inaugurazione sicuramente dell'intervento, che ritengo anche da un punto di vista innovativo, da un punto di vista delle tecniche costruttive messe in campo, veramente di notevole pregio. Faremo e avremo l'occasione, fine estate, inizio autunno, di un momento importante anche di approfondimento scientifico con una pubblicazione, col mondo universitario, che sarà qui per parlare dell'intervento, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche inserito, così come fatto con la sovrintendenza, nel contesto naturalistico e paesaggistico del nostro centro storico. Un'altra opera importante che restituiamo alla città, un percorso che si integra e si completa, la ciliegina sulla torta.